Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo. Siamo in direzione... Niente, tutto sbagliato, ciao. Yeah! Siamo in direzione... Dove stiamo andando? Stiamo andando, per dove stiamo andando? Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova... Cari, siamo in galleria. Come vedete siamo in macchina perché ci stiamo dirigendo io e l'amico Piero verso Chiavari, dove c'è il mercatino dell'antiquariato. Anche in questo caso cercheremo di accattare qualche orologio o qualche fregatura. Non sappiamo neppure se il mercatino è aperto, perché è l'ultima domenica in cui ci consentono di uscire, di andare, di frequentare luoghi aperti. Intanto guardiamo un pochino cosa abbiamo al posto. Piero, te cosa c'hai? Lo Jungans serie limitata. Lo Jungans Meister. Comprata dal buon Giacomo. Giacomo di Pasquale Domenici. È uno Jungans Meister Limited Edition che omaggia, vuole ricordare il museo terrazzato della Jungans. Mentre io indosso questo bellissimo Rolex Datejust 41 con il suo quadrante blu ed è l'orologio della domenica, infatti oggi è domenica. L'amico Piero qua è il fortunato possessore di ben 3 Braille, 2 Fonderia Lab, un Lockman. Sì, ma sono anche fortunato che ho ricevuto da te il Fonderia. Uno gliel'ho regalato io. Gli manca un meccanica veneziana e il cerchio è corto. Adesso vi molliamo qua perché dobbiamo guidare, lui guida, io guardo, e ci vediamo al mercatino. Aspetta. Cosa sarebbe questo? Omega che secondi al centro. Spettacolo. Abbastanza raro. E quanto vuoi per questo? 300. E poi ti faccio vedere due cose là. Ah, vieni. Che li metti su YouTube. 1920. Mamma mia. Bulova. Vedere bene, sì, 1920, grazie mille, sempre Bulov, mamma mia, la bellezza del vetro, sì, vetro particolarissimo, convesso, sì. Molto bello. Lord Elgin, scusa, sempre era la marca dell'Hamilton. Sì. D'oro. No, placcato. Placcato pesante però. C'è anche il fondello color placcato. Oro, di solito sono tutti oro. No, sono placcato pesante. Uh-huh. Tutti orologi di forma, eh? Sì. Hamilton. Che bello. Anni 50. Anche il cinturino originale americano si nota da qua, c'è scritto sempre Hamilton. Spettacolo. Visto quella spezia, bello. Allora, te chi sei? Mario. Allora, di Camogli. Mario di Camogli è un grande estimatore di Davide, un amico del canale. E che orologio abbiamo al polso? Ecco qua. Guardiamolo subito. Un russo. Un'anfibia. Sì. Vostok anfibia. Cassa cromata. Bello, bello. Meccanico. Peccato per la data, che a metterla ti ci vuole una giornata intera, sì, no? Sì, è bravo. È proprio quello il problema. Però dai. Love. Allora, questo qua è un seco automatico, 19 rubini. Sì. A me sembra vero, a parte questo affare qua, no, è vero, sembrerebbe. Guardiamo poi qua cosa c'è. Su questo avrei dei dubbi, però quello lì è bello. A me questo qua mi sembra meglio di quell'altro. Eh?
Sei Davide Cecchini? Sì, sono io. Complimenti, sei un grande, sei mitico. Sì. Ti ho sempre nel cuore, mi raccomando, quando vieni in Lunigiana vieni a trovarmi, a voglia. Ad Aulla, lo sai dov'è Aulla? E allora di conseguenza faccio riverenza, vieni a assaggiare il mio gelato che fa la differenza. È un segno del destino che ho incontrato Lino. Oh, Cecchini, hai sentito tutta la storia? Siamo uomini di Baldoria. Dai, energia che ti fa volare via, Cellino per la via. Ciao, buona estate, grazie. Di conseguenza, ciao a tutti, ciao. Ciao. Guardiamo un pochino se c'è qualcosa di interessante in questo banchetto. Cassa cromata. Mettiamola così, vediamo se va. Vediamo un po' di porca. Non è neanche troppo, va bene così. Già viene impostata un po'. Jungans. Vediamo quanto ne chiede. Ma sei te praticamente a caccia di orologi? Dovresti essere te? Guardiamo un pochino i cinturini qua come sono. Ma quanto vuole? Ma io 10 euro. 10 euro? Per 10 euro ma rischio. Vabbè. Ed ecco qua un altro amico del canale, te sei? Sono Alessandro, ti seguo da un anno, troppo ho conosciuto su YouTube, ogni tanto ti seguo anche su Instagram. Facci vedere l'orologio. Fresco, dalla Russia. Ah, un altro orologio russo, prima c'era un ragazzo che aveva l'anfibia, questo è il Komandinsky. Sì. GMT. GMT, sì. Con i piccoli secondi. Sì. Spettacolo. Con il cinturino Rios. È bravo. Lui è Davide, Stefano è l'altro, Ciao. Seguo il tuo canale. Piacere. Scusa, ti confondo col tuo omonimo. Ma c'è il banchetto, orologi non ce l'hai? Ce l'ho qua, te li faccio vedere. Sono più che altro macchinine. Oh. Però ho qualche orologino. È stata la Spezia, ho visto l'altro giorno. Sì. Questo adesso l'ho caricato. Però 24 ore. Sì. La Vietor. Della Polio. Carino. Questo è un Command Disc. Con quelle casse un po' strane che usavano loro. Bello. Si accettano offerte. Poi c'è un tissottino un po' vissuto. Facci vedere. Però il suo perché lo fa sempre. Sì, che sono belli. Poi c'è qualche cippetto. Io ce l'ho. E la sfera delle ore, che no, dei secondi? Le seconde secondo me si è persa in qualche parte, però funziona, l'ho caricato perché e fa questa cosa, purtroppo poverino ha bisogno di attenzione. Va bene, dai. Poi vedi che la mia specialità è le macchinine. Allora, ti ringrazio. Grazie, piacere, Davide. Ciao. Buon giro, Grazie. Ciao. Unione Sovietica, c'è tutti i marchi che prodotto nell'Unione Sovietica, Ракета, Слава, Командирские, Ракета 24 ore, Восток, diversi anni anche, qualche orologio anni 50, 60, 80. Grazie mille. Prego. Ovviamente è un orologio di diapason di quelli. E la storia di questo orologio qual è? Allora, io l'ho acquistato su internet e l'ho fatto risistemare.
l'ho acquistato non funzionante, poi esiste solo un punto a Milano che li risistema, l'ho fatto risistemare, l'ho portato in vendita. È una cosina molto particolare, non è per tutti i palati, forse è una cosa più ricercata per il fatto della rarità da qualche collezionista che non... cioè per quanto possa valere, è la rarità che fa magari di questo pezzo una cosa allettante per un po' di palati, ecco. E questo, il resto sono un po' di orologetti che si trovano in particolar modo sui mercatini, sono tutti vintage, carini, più o meno belli, più o meno costosi, che insomma, diciamo, sono un oggettino che sui mercatini viene richiesto. Grazie mille. Prego. Grazie, molto gentile. Prego. Niente ragazzi, il giro del mercatino finisce qua. Non ho trovato niente che ritenevo interessante, o perlomeno qualcosa che mi ha fatto scattare la scintilla. La giornata è stata salvata dall'amico Piero, che è riuscito ad acquistare due sveglie, un Veglia e una Jung Hans. Indi per cui possiamo dire che il risultato l'abbiamo portato a casa. Adesso vi mostrerò qualche foto delle due sveglie, in modo che anche voi possiate valutare se ne valsa la pena o meno. La puntata termina qua, vi ricordo come sempre gli appuntamenti fissi, che sono ogni mercoledì ed ogni domenica alle ore 20 qua su YouTube. Love. Love un cazzo, perché ce l'ho di là, love, capito? Quindi non posso fare così. Non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi, che sono come sempre ogni domenica ed ogni mercoledì alle ore 20 qua su YouTube. Love.